Ciao a tutti ragazzi, breve anteprima del video. Cosa andremo a vedere? Nuovi acquisti, un trasporto e soprattutto per dirvi ho sistemato il microfono che prima non era in modalità citofono o telefono, era in modalità proprio vasetti di yogurt collegati da un filo. Qualità scarsissima, ormai ho risolto e sono contento. Quindi buona puntata, che già dalla prossima c'è un grandissimo ritorno. Grazie a tutti. Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo qua nella puntata in single player. Ho spostato un attimo i mezzi. Cosa dobbiamo fare? Andare a vendere. Anzi, chiudiamo il telo, va. Andiamo a vendere. Mi sono già visto dove andare. Al porto sud o dove è. Non lo so neanche io, adesso vediamo. Ho selezionato sulla mappa, voglio vedere se c'è lo stesso sistema del 17 che compare l'UFO verde, il cilindro verde sopra il posto. Vediamo dalla mappa se me lo ti ho insegnato, ok. Vediamo, perché la esploro anch'io per la prima volta per bene la mappa, perché l'ho guardata abbastanza ma non troppo. Ci ho fatto su delle prove per delle guide per i rendimenti e delle colture nei campi. Vi invito ad andare a vedere il video se avete voglia e piacere. È un video presentazione praticamente. Proviamo ad andare dentro da qua, se arrivo, se non arrivo lo capirete perché magari faccio un taglio del video. No dai, probabilmente ce la facciamo. Faccio vedere anche questo fantastico Fiat un po' dall'esterno, per sentire anche il sound. Rientro per capire se sto andando bene. No, mi sa che devo girare da questa. Ci arriverò. Fatemi vedere. Sì, molto probabilmente sì, facciamo una strada pseudo panoramica. Niente, vediamo qua la serie, che me la gusto un attimo in single player per vedere un po' la mappa, per capire, per prendere confidenza con Farming, in attesa di risoluzione bug eccetera da parte della Giants, che mi sa che ce ne sono, c'è gente che si lamenta a destra e a sinistra, ma va bene. E se esce qualche cartina, se esce la mia amata Losberg o l'Ulthausen, ricordiamola, o qualcosa che merita di più, il trasferimento è sempre lì dietro l'angolo ragazzi. Però ripeto, è il primo Farming che riesco a giocare senza provare disgusto, diciamo, con una mappa originale. Quindi tanta roba, guardate, no, ma veramente bello, veramente. Vediamo se qua quante volte devo fare la tonda. Sarà l'altra uscita, sì, speriamo. Ecco, niente, ho scelto questo, a portare il mais al porto, perché silos ovviamente non ne ho, o devo buttarlo in qualche parte, coprirlo con un telo, ma non mi sembrava il caso. Vediamo qua dove si entra in questa zona. Ah, vedete che c'è. Oh sì, c'è. C'è il tubo. Il tubo. Facciamo la freccia, va. Facciamo le cose iper realismo. Che minimo. Molto bene. La freccia, finché non fanno la mod lì del light add-on, non si toglie da sola, devo toglierla io. Ma vabbè, facciamo questo sforzo. Sentiamo il clacson del Fiat. Come direbbe il buon Jack, siamo arrivati dal Michele. Che Michele era il venditore in Farming 2009, quello al porto. Vabbè. Andiamo un attimo dall'esterno, come funziona. Tiriamo via il telo, lo lasciamo, no? Fatemi vedere le opzioni. Scarica indietro, va benissimo. Eccoci che siamo arrivati al negozio dove lascerò parcheggiato il Fiat, che prenderà l'acqua lì perché non ho capanni, non ho niente. Qua cercavo dei contratti, probabilmente li trovavo discografici, qua c'è Snoop Dogg che ci guarda. E ma a parte la sciocchezza, non capisco una cosa, forse non la capisco io, ma se ad esempio prendo il contratto di serbatura,
ricompensa di 466. Utilizza il tuo equipaggiamento, che ovviamente non ho, oppure noleggialo per ottenere una ricompensa diminuita di 466. E che lavoro per i frati? Boh. E anche il discorso fertilizzazioni, dov'era quell'altro qua? 2300, assicurati di riempire attrezzo con fertilizzante, il fertilizzante lo pago, a meno che non lo faccia a trovare lui, ma dubito. E quindi? Non so, io in realtà no. Questi sono lavori un po' esagerati. E presumo che li mando tutti a quel paese. Oh mamma. Già questo ha senso, vabbè, 6.000, in caso se non leggi 1.600, capisco che c'è un discreto raccogliavena al campo 13. Vediamo ragazzi, ci devo pensare. Se non mi trovate su qualche mezzo qua, non esce un buon contratto, vediamo di combinare dell'altro. Eccoci, dai, Daniel Kohler, secondo me mi ha convinto. Proviamo a azzardarci ad andare al campo 18. Proviamo, sono proprio curioso. In realtà, anche se ho già provato un attimo, sono curioso di portarvi con questo. Anzi, accendiamo da fuori così lo sentiamo. Ragazzi, diciamo, mi manca la videocamera, quella per spostarsi velocemente all'indietro, ma va bene. Attacchiamo il buon Kruger. E ci avviamo verso l'ignoto. Molto bene, eccoci. Abbiamo i lampeggianti. Iniziamo qua. Spieghiamo la testa, guardiamo la roster mash esternamente, molto bene, andiamo all'avvio, ok, questo lavoro deve essere riservato al contratto, va bene. Aveva paura sì che ne andassi in giro sfruttandolo i miei loschi lavori. No, invece. Bene, bene, belle animazioni su 19. Sento tanti che riscontrano. Ops, le file qua. Non so se mi pagano dopo. Penso di farsi un attimo l'occhio perché ragazzi, un po' di tempo che non trebbio. A parte la scorsa puntata con la Bison. Vediamo un campo qua se si finisce o è eterno. Vabbè che siamo sul lato lungo, però ragazzi, ok. Bei campi di discesa, bella la mappa veramente, come dicevo, ok, si esce una migliore, ci sta il cambiamento o un'altra carriera, ma comunque ripeto, ammetto e ammetto ancora che la mappa è veramente bella, merita. Bello anche il vetro sosso. Ah no, buon acquisto, mi spiace per quelli che dico di no, che ci sono. Andiamo un attimo dall'esterno, vediamo anche le tracce sul terreno, le texture varie. Sì, sono stato bravissimo, lo ammetto, qua col mais, ma va bene. Qua sono a tutta, proviamo con la tastiera, guadagno un paio di chilometri. Col pedale sto perdendo brutalmente, si vede che oltre a perdere i chilometri sto perdendo anche la pedaliera. Che mi dispiace perché a 16 anni, da povero Logitech, dopo è che non mi dispiacerebbe se poi venisse sostituito con un bel Logitech G29, ma è tutto da vedere, tutto da vedere.
Ok, adesso magari finisco il campo dietro le quinte, è inutile vedere la trebbiatura di 20 minuti che non mi pare il caso. Quindi ci ritroviamo fra poco, circa metà campo, e ovviamente siamo quasi pieni, ma ovviamente era più riferito a sempre sia il canotto qua dal lato sbagliato, no? Quindi tocca fare la manovrina qua, entrare dentro col case. Io non so, che tutte le fortune di sto mondo proprio. Poi non capisco perché non ha messo il segnale a percentuale. Quindi siamo a 10.200, quanto tiene? 100, no? Ancora un po'. Vediamo che la crop distraction qua, se no faccio una strage. Se poi non frena, siamo a posto. Vabbè, torniamoci qui. Facciamo una retro, stendiamo il canotto. Vediamo di venire sotto col case. Oh, ora qua. Bene, eccoci in campo. Perdo giri da lì. Eh sì, se vado qua a tastiera vado di più. Comunque devo calibrare i pedali, ve lo ripeto per l'ennesima volta, o sta andando malora tutto. Non lo so. Vediamo. Ma questo non ci toglierà la gioia di giocare a farming. Vediamo. Bene, bene. Eccoci ragazzi, di nuovo instradati, con 26.000 passa litri di mais. Ci ha chiesto di portarlo praticamente allo stesso posto dove eravamo andati all'inizio per il nostro mais. Ragazzi, voglio far vedere la seat suspension. Occhio alluminio. Mamma mia. Mamma mia ragazzi. Molto bene con quei risultati. 2176. In pratica ce li ha dati, mi ha portato qua pure il case, cosa vogliono di più? Niente, quindi prima di finire la puntata farei piacere di comprare. Diciamo che sono finito qua magicamente su aratri, sia perché il terreno è da arare, sia perché aro troppo poco, sia perché vorrei vedere l'usura sui versoi. Quindi questo agro mas, o come si pronuncia, qua un po' di problemi nella visione, vabbè, avrebbe anche questi versoi a stecche Pro 2000, no, andiamo i versoi normali, quindi lo compro. Erano richiesti 180 cavalli, secondo me il case potrebbe farcela, e direi che si potrebbe fare il salto di qualità. Eccoci col case nuovo, con l'aratro, una massa, vabbè, le altre spesotte ve le lascio vedere la prossima volta a casa. Intento è arare sto campo e magari anche, diciamo, un po' allargarlo possibilmente entro i limiti. Intanto qua parò un chielo, fammi vedere. Campo si estende da qua, ok, praticamente tutta questa zona si può fare finire, quindi vediamo adesso sistemarci. Vi lascio poi l'immagine della aratura, magari sono qualche operaio per vedere se tutto funziona. Vediamo, prima aratura 2018 qua.
Esploriamo la gravità che ci aiuta. Vediamo se aiuti almeno. Sì. Vediamo se per tastiera riesco a premiare qualcosa, ma anche a 8-9 va bene. Molto bene. Texture è quella che è. Terreno dinamico, ciao, grazie, arrivederci. Ma va bene, dai, facciamo i lamentini e lamentoni. E con questo, ragazzi, vi saluto. Proviamo, anzi ho visto fare la mini retro di solito. Ok ragazzi, spero di farvi trovare il campo pronto per la prossima volta. Torniamo su, va là, assumiamo un operaio e vediamo cosa si inventa. Intanto ciao, grazie a tutti e alla prossima.